Salve a tutti e bentornati alle nostre conversazioni di filosofia. E questa volta vi costringo a tornare un pochino indietro rispetto alle precedenti conversazioni, perché parleremo di Paolo Apostolo, Paolo di Tarso, dai credenti chiamato San Paolo. Siamo però sempre attenti bene nell'ambito del pensiero filosofico. E ci dobbiamo fare una domanda che giustifica il contenuto di questa conversazione. Quando è iniziata una filosofia cristiana? Anzitutto, prima del quando, rispondiamo al perché è iniziata. Essa è iniziata proprio perché molti credenti che della prima ora, diciamo, del cosiddetto proto-cristianesimo, dotati di un largo pensiero, o credenti della prima ora o soprattutto pagani greci e latini convertiti poi al cristianesimo, si sono posti il problema di rendere ragionevole l'adesione alla fede, cioè di presentare la fede proprio come non solo un modo di salvarsi l'anima a livello del tutto individuale, ma un modo di pensare la vita, l'uomo, la natura. Proprio come ha fatto la filosofia greca che tutti abbiamo studiato, e quindi la fede è offerta in una dimensione non solo di dogma ma anche di ricerca. Quindi sbagliano totalmente, ma spesso ahimè sbagliano in malafede, coloro che dicono che il cristianesimo si sia presentato al mondo sin dall'inizio come un dogma indiscutibile, cioè nella forma o nel genere anche letterario oppure contenutistico di una verità indiscutibile, e qualcuno sostiene addirittura che sia stata imposta nel mondo romano da Costantino con l'editto del 313, l'editto di Milano. La vicenda di Costantino sarà una delle prime che tratterò quando apriremo il canale di storia, perché si dicono, si scrivono, e queste mie stesse orecchie hanno udito sciocchezze irripetibili su di lui e sulla sua conversione. Bisogna rifare verità su questo evento. Insomma, la fede cristiana è stata teologia, cioè il modo principale di presentarla è la teologia, cioè il logos per ituteu, un discorso su Dio, ma molto molto prima del Medioevo e della filosofia medievale è entrata nell'arena del pensiero umano come una filosofia, cioè come un'amicizia per la sapienza, per la saggezza, attraverso per esempio sia l'analisi del pensiero altrui, il confronto col pensiero altrui, attraverso l'arma della confutazione, della dialettica propria della filosofia, e attraverso l'arma della proposta di un cammino per l'uomo. Poi ha aggiunto chiaramente anche un quarto elemento che non è tipico, diciamo, dei filosofi, cioè la testimonianza personale della vita, a volte addirittura del dare la vita, dell'accettare di dare la vita, un elemento che in genere ai filosofi interessa poco, cioè la coerenza tra ciò che dicono e ciò che fanno. E il primo grande filosofo, quindi lo possiamo definire quello di cui parliamo oggi, Paolo di Tarso. In realtà si chiamava Saulo, Shaul era un nome ebraico, era nato a Tarso, in Cilicia, una regione della allora Asia Minore, dalla diaspora ebraica. Era figlio di madre e di padre ebreo, era un fariseo, apparteneva alla setta dei farisei tra gli ebrei, era intelligentissimo, è stato formato alla scuola di Gamaliele, che era stato il maestro rabbinico più importante a Gerusalemme, ma poi si convertì sulla via di Damasco, come racconta il capitolo 20 degli Atti degli Apostoli, il capitolo 12, scusate. E Paolo è stato un convertito innamorato, cioè la sua conversione ha prodotto subito un grande amore. Paolo può essere letto infatti sotto questa lente, che nelle sue lettere
appare nettamente, eppure guardate che la compiutezza, la serietà, il rigore logico del suo pensiero e della sua esposizione ne fanno veramente il primo filosofo cristiano, cioè colui che, come dicevamo prima, ha reso giustizia alla ragionevolezza della fede e ha offerto molti assist al rapporto ragione-fede, un tema che non è mai stato ignorato nella vita, che è stato forse per primo dopo Paolo ripreso da Agostino, poi da Tommaso nel Medioevo, da Alberto Magno, ma poi anche da altri filosofi non come dire caratterizzabili come filosofi del cristianesimo, tipo Kant, Hegel, Spinoza. Eppure un tema così ignorato, questo del rapporto ragione-fede, da tanti autori e da tanti professori di filosofia. Faccio un po' scritto, pensate che uno dei più grandi nemici di Paolo di Tarso è stato Alfred Rosenberg, che era stato il teorico e l'intellettuale del nazismo, autore di un libro terribile, Der Mythus, era un libro scritto da lui, il mito del XX secolo, che era appunto il pensiero nazista, un libro obbligatorio, reso obbligatorio per tutti i liceali tedeschi del periodo nazista, che afferma proprio che con Paolo il cristianesimo si è fatto conoscere ed apprezzare. È lui a dirlo, ma in senso deteriore, una cosa assai invisa, diciamo, assai antipatica per Rosenberg, cioè il teorico del Führer, e perché andava contro le manie naziste di un cristianesimo tipicamente germanico, germanista e complice della superiorità della razza ariana. Paolo è stato un uomo di cultura sopraffina, era ebreo, conosceva benissimo la Torah, parlava benissimo greco ed era anche civis romanus, quindi conosceva la lingua latina e anche, credo, gran parte della cultura latina, benché questo non sia detto nelle sue lettere. Viaggiò molto perché fu un grande oratore e parlatore, ma anche, diciamo, un grande agente all'interno della missione che lui si sentì dare a Damasco dal Signore di proclamare il Vangelo. Scrisse 14 lettere, in realtà la 14ª, quella degli ebrei, agli ebrei non è ritenuta paolina, le altre 13 sono contenute nel Nuovo Testamento, di esse 7 sono sicuramente di lui, certe di lui, sono chiamate le proto-paoline. Sono lettere ai Romani, la prima e seconda ai Corinti, la lettera ai Galati, la prima ai Tessalonicesi, la lettera ai Filippesi e la piccolissima lettera a Filemone. 6 sono forse di stile paolino, ma non sono sue, probabilmente, ma dei suoi discepoli, o forse scritte, diciamo, sotto la sua egida, il suo controllo. Sono chiamate le deutero-paoline, ai Colossesi, agli Efesini, seconda Tessalonicesi, prima e seconda Timoteo, e la lettera a Tito. Quali sono, diciamo così, le grandi tesi del filosofo Paolo? Beh, la prima riguarda proprio l'uomo, l'essere umano anzitutto, che è segnato, dice Paolo, da una lotta terribile tra il male e l'agire bene, il male che è dentro di lui e dimora in un desiderio negativo, e il bene, che è il desiderio che invece va incoraggiato e aiutato dalla grazia, che in greco si dice charis. Questo è il grande tema del capitolo 7 della lettera ai Romani ed è un tema ripreso da tanti filosofi anche non cristiani. La seconda espressione del filosofo Paolo, la natura, nel capitolo 8 della lettera ai Romani, Paolo dice che la physis geme e soffre nelle doglie del parto e attende la sua liberazione. È una visione molto bella. Per Paolo, infatti, la questione creazione, cioè da chi deriva il mondo, è risolta, però la sua visione della natura, diciamo, stride un po' con la staticità del pensiero aristotelico e anticipa la grande filosofia della scienza, che scoprirà sia l'armonia all'interno della natura, sia l'opposizione e il contrasto nel cosmo, che era già stato teorizzato da Democrito. La terza caratteristica filosofica di Paolo, la maieutica del conoscere, un metodo molto caro a Socrate. Paolo infatti
si incontra, Atti capitolo 17, con i filosofi dell'Areopago di Atene e li guida dalla conoscenza del Dio ignoto alla incarnazione di Gesù, una maieutica del conoscere, anche se non sarà creduto. La quarta caratteristica, la conoscibilità naturale di Dio, cioè Paolo afferma che ciò che si può conoscere di Dio è manifesto, si direbbe l'inizio della prova a posteriori. Certo, fu in contrasto col noumeno kantiano, che riteneva che Dio fosse inconoscibile, però in linea perfino col teismo illuministico, che invece affermava la conoscibilità razionale e naturale di Dio, capitolo primo della lettera ai Romani. E infine, però, dobbiamo dire che le cose più gustose Paolo li dice quando parla di Gesù, affermando che il Cristo che si è rivelato come amore e come kenosis, una bellissima parola che dice significa annientamento. Per Paolo, e questo fu masticato amaramente dai greci verso cui egli orientò la sua missione, spesso la filosofia greca è un sottile ragionare che Dio ha mostrato essere una stoltezza, perché non dà né salvezza né felicità. E col filosofo Paolo abbiamo finito. Alla prossima!